Ciao ragazzi, nel video di questa sera vi parlerò del progetto Ecoverse. Questo progetto ha come obiettivo quello di creare una piattaforma incentrata su dApps con un sistema a doppia moneta che utilizza un algoritmo di consenso supportato da intelligenza artificiale. Nel resto del video vi entrerò nel dettaglio sui concetti appena detti. Più nello specifico, il team di Ecoverse ha come obiettivo quello di creare una cryptocurrency autosostenibile mai progettata prima. Ma cosa significa autosostenibile? Tecnicamente parlando, il team di Ecoverse crede che una cryptocurrency debba soddisfare due requisiti per essere autosufficiente. Il primo requisito è l'usabilità nel quotidiano. Questo significa che ogni persona dovrebbe essere in grado di utilizzare la cryptocurrency per le proprie attività quotidiane, ma dal punto di vista tecnico implica che la piattaforma debba essere scalabile, ma principalmente sicura. Il secondo requisito che tenta di risolvere Ecoverse al fine di ottenere una piattaforma autosostenibile è quello dell'applicabilità universale, ovvero che la cryptocurrency di Ecoverse debba essere ampiamente accettata ed utilizzata. In pratica debba essere accettata come succede ad oggi alle carte di credito. Per risolvere il problema dell'usabilità giornaliera, Ecoverse è progettato con un sistema di criptovaluta costituito da due monete base, ognuna con caratteristiche e funzioni differenti. La prima è Ecoverse X con acronimo ECX ed è ancorata ad una valuta fiat, ovvero al dollaro, e questa verrà utilizzata per l'uso quotidiano. Dall'altra parte invece ci sarà Ecoverse R, acronimo ECR, ovvero una criptovaluta utilizzata per il trading. Una cosa importante di questa piattaforma è che nel momento in cui le monete di Ecoverse R ed Ecoverse X verranno scambiate, la fondazione depositerà lo stesso valore di valuta fiat del valore di monete Ecoverse R in una banca designata. Questa politica riduce al minimo la volatilità dei prezzi di ECX, garantendo appunto ECX come mezzo stabile per le transazioni. Per risolvere invece il problema dell'applicabilità universale, Ecoverse svilupperà un portafoglio che converte in modo molto conveniente i token ECR in ECX in tempo reale. Come vi ho accennato all'inizio del video, Ecoverse utilizzerà come algoritmo di consenso non il proof of work, non il proof of stake, ma l'algoritmo proof of contribution basato sull'intelligenza artificiale. Vi invito a leggere il white paper dove viene spiegato in modo dettagliato il relativo algoritmo. Il progetto è già in fase di pre-ICO, che è iniziato il 15 novembre e terminerà il 24 novembre, quindi sarà possibile registrarsi ed acquistare i token con uno sconto speciale del 6%. Guardando la roadmap, l'ICO sarà lanciata a fine novembre. E la prima versione della mainnet a giugno 2019. Vi lascio con il video introduttivo del progetto di Ecoverse. Vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto e di sottoscrivervi al canale. Blockchain technology created its own financial world without regional restrictions and bureaucracy. However, bad governance and technical difficulties made many current cryptocurrencies unusable for daily life by the general public. Few were designed for longevity and sustainability because they have no new entrants due to uneven wealth distribution and slow technology. Simply put, people are not able to truly use it in everyday life. That's why we'd like to offer you the first ever self-sustainable blockchain platform, Ecoverse. Ecoverse uses an artificial intelligence-supported delegated proof of contribution consensus protocol. It's an algorithm of consensus whereby artificial intelligence measures the contribution of our platform. Nodes are constructed with optimal configuration and block rewards are contributed as measured by AI DPOC. In Ecoverse, it's artificial intelligence that does the miners' work.
AI with optimal configuration reduced transaction confirmation times to 2 seconds. Ecoverse is a user-friendly blockchain ecosystem that comes with a simple API. API is based on a plug-and-play principle. That's why dApps designed for other blockchains are compatible with Ecoverse. Ecoverse supports a two-coin system that answers the need for privacy and law regulation. ECR is a public utility token and ECX is a private token tethered to fiat. Ecoverse, a platform for everyday life.